Ciao bimbi! La maestra oggi vi racconterà una storia per la primavera, perché come voi sapete, il 21 marzo è arrivata la primavera, abbiamo cambiato la nostra stagione. Questo racconto si chiama L'ape capricciosa. Finalmente arrivò la primavera e un giorno Camilla, una piccola ape capricciosa, partì alla scoperta del mondo, accompagnata dall'ape regina, nonché sua madrina. Per prima incontrò una cavalletta. Allora si rivolse alla regina e le disse: "Oh, come mi piacerebbe saltare come lei! Per favore, madrina, pensaci tu!" La regina, che era anche una fata, esaudì il suo desiderio. Camilla, diventata cavalletta, si mise a fare salti sempre più alti e si divertiva tanto. Ma vide una farfalla che apriva le sue ali e spiccava il volo. "Oh, come mi piacerebbe volare con ali così belle! Madrina, pensaci tu!" Allora la regina la trasformò in farfalla. Svolazzare qua e là le piaceva molto, ma poi vide una coccinella e fu colpita anche dal suo corpicino rosso, a punti neri. Allora disse alla madrina: "Oh, come mi piacerebbe essere una coccinella!" E Camilla diventò una coccinella. Le piaceva molto sentire il rumore delle sue ali mentre volava. Ma ad un certo punto, un'ape operaia con le zampine coperte di polline aspirò il nettare di un fiore. "Cosa stai facendo?" le chiese Camilla. "Faccio la scorta del nettare per fare il miele. Soltanto noi api siamo capaci di farlo." Allora Camilla disse: "Oh, come mi piacerebbe essere un'ape e fare il miele." La regina sorrise e la fece ridiventare la piccola ape di prima. Da quel giorno Camilla diventò una piccola ape laboriosa. E mai più desiderò di essere diversa da quello che era. La storia è finita, bimbi. Adesso, se volete, fate una rappresentazione grafica di questa storia. Un bacio a tutti e a presto!